Una cerimonia intima all'insegna della promozione e della salvaguardia dei valori della cristianità, della filantropia e della cultura. È andata in scena sabato sera a Lecce presso l'Hotel Tiziano. L'occasione è la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 della Nobile Accademia Leonina. Ad aprire la parte istituzionale il presidente, dottor Cristian Raponi, che ha spento le luci in sala per proiettare il filmato della giornalista e senatrice accademica Lori Larva, dedicato alla cerimonia di premiazione svoltasi lo scorso settembre a Palazzo Giustiniani a Roma. Il convegno, moderato dal cavalier Valentino Latorre, delegato dell'Accademia Leonina di Lecce, è entrato nel vivo con gli interventi di Loredana Capone, dell'onorevole Saverio Congedo e del dottor Paolo Pagliaro. Le conclusioni sono state affidate a Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, a quale è stato conferito il prestigioso premio internazionale Leone XIII. Grande successo quest'anno per l'edizione 24-25 della Nobile Accademia Leonina, quest'anno qui al Tiziano, un grande hotel al centro di Lecce. Ospiti d'eccezione sono intervenuti del mondo culturale, ecclesiastico e diplomatico. Siamo molto contenti perché quest'anno è un anno particolare per l'Accademia, perché inauguriamo l'anno giubilare, che è proprio in occasione dell'apertura della Porta Santa nel mese di dicembre. Quindi noi quest'anno ci facciamo portatori di speranza, pellegrini di pace, augurando una fratellanza e una pace in tutto il mondo. Siamo onorati oggi di ospitare a Lecce questo importante convegno. Come è noto, la Nobile Accademia Leonina è un'accademia di origine cattolica che però promuove la pace fra i popoli e ha ormai la Leonina una struttura internazionale con delegazioni in tutti i paesi del Mediterraneo, sia quelli cristiani sia quelli islamici, e anche in altre nazioni. Cammini giubilari, abbiamo potuto, ecco, con l'aiuto anche di Sua Eccellenza Reverendissima, l'Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, abbiamo potuto affrontare questo importantissimo discorso alla vigilia dell'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro con l'inizio del Giubileo 2025. Cammini giubilari sì. È sempre la cultura della diplomazia, la cultura diplomatica che la nostra Accademia porta avanti proprio per rafforzare i legami tra i popoli, tra gli stati, tra le nazioni, al di là delle differenze, di colore della pelle, di religione, di istituzione dello Stato, repubbliche, monarchie. Siamo tutti esseri umani, siamo tutti figli di Dio. E quindi dobbiamo portare avanti la cultura della pace, e questo è particolarmente importante in questo periodo dove vi sono conflitti molto gravi sia in Medio Oriente sia nell'Europa orientale.